Ok, vogliamo installare Blender col supporto Primestart. Prima di tutto dobbiamo Blender download, cercarlo su Google e troviamo già una versione in italiano. Per Windows la scarichiamo. Windows c'è un installer, attenzione a scaricare la 249B. Ho già scaricato prima, quindi per fare in fretta vado già a prendere la versione che ho scaricato, che era questa. La lancio, l'eseguo e lei si installa. Installandola, ok, la installo tutto in questo modo e gli diciamo la seconda opzione, questo è importante per mettere per mettere i file di Blender in un posto un pochino meno nascosto rispetto al solito. Next, install e lasciamolo installare. Poi vedremo perché abbiamo scelto quell'opzione di installazione, perché ci rende la vita un pochino più facile. Però attenzione, Blender ha bisogno di un sacco di cose per installarsi bene, quindi la prima cosa deve lui ci chiede, adesso vedremo che certe cose non le trova. Non trova il redistributable package del Visual C. Quindi lui ci manda su un sito. Su questo sito noi dobbiamo scaricare il file. Io l'ho già scaricato prima e quindi lo vado semplicemente a rilanciare in questo momento. E appena avrà finito di installarlo, proseguirà anche l'installazione di Blender. Ok, è finita l'installazione del VC Redist. Vediamo che Blender adesso si lamenta che gli manca Python. Quindi lui ci porta direttamente sul sito di Python. Scarichiamo il Python, la versione 2.6.5 installer. L'ho già installata prima, quindi eccola qua, la lancio. Dunque, eccola qua, Python, lo lanciamo. E la installiamo. Installiamo, qui tutto next next va benissimo. Vediamo dove cosa sta facendo. Ok, andiamo finish. Questo era un errore di prima e questo anche. Quindi a questo punto il Blender sarebbe a posto. Però noi dobbiamo vedere un po' dove ce l'ha installato. Quindi se noi andiamo sotto C, Program Files, Blender Foundation, Blender, vedete che abbiamo un direttorio.blender qua. E questo è molto importante perché qua dentro adesso dobbiamo farci un po' di mestiere. Andiamo sotto punto Blender, sotto Scripts e teniamo aperto questa cosa. Perché? Perché dobbiamo scaricarci a questo punto che cosa? Il pezzo. Eccolo qua, quindi andiamo a Primestart, qui abbiamo il pezzo di Primestart, semplicemente ho cercato Primestart download e cercando Primestart a un certo punto vedete che mi fa vedere il pezzo di downloads, recommended version e siamo su un Primestart 100.zip che abbiamo scaricato, anche questo l'avevo già scaricato prima, eccolo qua. Lo apriamo, vedete che dentro qui ci sono un po' di cose. Allora, queste cose qua dobbiamo spostarla sotto gli scripts. Ok? A questo punto spostando le cose sotto gli script siamo quasi a posto, salvo che dobbiamo installarla, cioè nel senso che in questo modo abbiamo solo copiato gli script, ma bisogna installare questi script. Per installarli è sufficiente, cioè sufficiente, non è proprio la banalità incarnata, comunque andiamo in CMD e andiamo sotto quel direttorio, quindi CD, questo direttorio, e qui avevamo questo script install.py, che
vedete che non posso chiamarla direttamente, devo chiamarla con blender-p install.py. Quindi cosa faccio? Devo andare a prendermi dove avevo installato Blender, quindi c Program Files, Blender Foundation, no, non questo. Prendiamo il blender.exe meno p install.py. Facendo in questo modo viene lanciato Blender e vedete che metto Prestar has been successfully installed. Per esserne sicuri, adesso proviamo a uscire da qua. Abbiamo il nostro blenderino qua, lo rilanciamo autonomamente, vedete che è partito. Per essere sicuri se effettivamente sta tutto funzionando, allora togliamo innanzitutto questo oggetto e poi seguiamo una prassi consolidata per fare Add Mesh, Sculpt Mesh. Vedete che abbiamo il nostro benedetto sfera piuttosto che cilindro. Facciamo Build. Seguiamo le solite cosine che ci dice cose, e quindi noi possiamo fare ancora il render. Aspetta, allora qua, tasto destro, split area, vedete che splitto l'area, qui seleziono la nostra UV image video. E qui, essendo in object mode, posso fare render e faccio bake sculpt meshes, eccolo qua, bake, e qui abbiamo, eccolo qua, abbiamo finalmente il nostro Primestar che sta funzionando perfettamente. Oh, così finalmente possiamo usare il nostro Blender anche su architetture diverse da Windows senza sorgente. Avete visto che in realtà è JAS, serve solo per facilitare questa procedura di installazione che sennò è un po' complicata. Sugli altri sistemi, che è Primestar, se volete vedere, ci sono delle istruzioni specifiche di installazione, e per l'installazione vedete che ad esempio noi oggi siamo andati su qua, però c'è tutta una serie di trucchi per capire dov'è il direttorio giusto. E con questo ho finito. Grazie. Buon jazz.